Siamo in Marocco per la presentazione internazionale Bridgestone, che qui porta due nuovi pneumatici, due novità molto interessanti dedicati a due segmenti altrettanto importanti. Il primo è il Batlax Adventure A41 e, come ci dice già il nome, è dedicato alle Max Enduro e alle Crossover. Il secondo, vedete qui montato su questa bellissima Super Duke KTM, è un pneumatico Sport Touring, si chiama Sport Touring T31. Questo si mette un gradino sopra il T30 Evo, che rimane ancora in gamma, e questo ne prende il, diciamo, diventa il modello di punta, incrementando un pochino tutte le sue caratteristiche, soprattutto sul bagnato. Per quanto riguarda invece l'Adventure A41, prende il posto totalmente alla 40, che sparisce di produzione. Dicevamo, per enduro stradali, ma anche per crossover, perché le dimensioni sono ben 16, cerchio anteriore da 17, 18, 19 e 21 pollici, cerchio posteriore da 17 e 18 pollici. Vediamo intanto come vanno su strada qui, su queste bellissime strade del Marocco. Il disegno battistrada del nuovo A41 ricorda la 40, ma è cambiato il rapporto vuoti pieni fra centro e spalla. L'impronta a terra è infatti aumentata del 5%, incrementando la stabilità e il drenaggio su strada bagnata. La particolare cintura monospirale migliora l'area di contatto alle diverse inclinazioni, e tanto l'anteriore come il posteriore beneficiano della mescola triplo strato, che migliora grip, maneggevolezza e percorrenza chilometrica. Su Tiger 800, Africa Twin, 1200 GS Adventure e KTM 1290R, moto che sono diverse per caratteristiche e pesi, il comportamento delle A41 ci è piaciuto molto in fatto di motricità, agilità, stabilità, in frenata e in curva. Si tratta di gomme soprattutto stradali, ma nel fuoristrada compatto continuano a cavarsela molto bene, e il miglioramento generale rispetto alle A41 è avvertibile. Spingendo di più su asfalto, il limite arriva prima dalla ruota da 21 pollici. E questo dipende dalla spalla limitata dalla misura 90/90, tanto che passando a moto che adottano cerchio 19, la possibilità di piega ritorna ad essere alta. E noi abbiamo guidato solo su asciutto, ma i tecnici Bridgestone promettono un forte guadagno sul bagnato rispetto alle precedenti A40, dichiarando il 9% di aderenza in più, e questo è stato reso possibile a una serie di interventi sulle mescole e sulla struttura. Il Batlax Sport Touring T31, anche questo è un radiale monospirale, si presenta invece con un nuovo disegno battistrada che a sua volta ha aumentato l'area d'impronta del 7%. La mescola con tecnologia Nano Protec incrementa l'aderenza, specie sul bagnato, e la durata grazie alla particolare dispersione molecolare della silice. Nei test comparati su pista bagnata, i tecnici Bridgestone dichiarano tempi sul giro inferiori del 3% rispetto alle note T30 Evo. Il nuovo T31 posteriore utilizza inoltre la costruzione a tripla mescola, e i miglioramenti in fatto di grip non ne hanno ridotto la durata. Le misure disponibili sono per cerchio anteriore da 17, 18 e 19 pollici, per cerchio posteriore da 17 e 18. Delle T31 abbiamo apprezzato la velocità d'entrata in temperatura, la maneggevolezza mai nervosa, la discesa in piega fluida e soprattutto l'importante feeling trasmesso dall'anteriore, questo unito al grip sincero del posteriore.